Sì, lo so, sono in ritardo con il video di questa settimana. E sì, lo so, con gli occhiali sto piuttosto male. Modestamente Gian Il Figoris. ritardo sul video di questa settimana non posso recuperarlo perché sono stato piuttosto impegnato con l'uscita del mio ultimo romanzo, La spina nel cranio, che è finito subito nelle classifiche di Amazon, eccetera, eccetera. Dopo non voglio farmi bello perché sennò qualcuno poi se la può anche prendere. Non ho neanche avuto il tempo di farmi la barba, da quanto tempo ho dovuto impiegare in questo, appunto, in questa promozione, in questo libro. Gli occhiali invece volendo, quelli li posso togliere e allora li togliamo, così almeno uno dei due problemi l'abbiamo risolto. Molte persone mi hanno scritto chiedendomi che cosa sia la PNL, questo romanzo ambientato nel mondo della PNL, del coaching, la crescita personale. Ok, allora PNL abbiamo chiarito che significa programmazione neurolinguistica, un nome complicatissimo per spiegare qualcosa di estremamente semplice e banale in realtà. Il mondo della PNL è un mondo oramai molto florido, è pieno di persone che si definiscono motivatori, esperti di PNL. Io ci ho passato del tempo in quei mondi, l'ho studiato, ho fatto per qualche tempo anche il coach. Il mental coach, ma mi associo all'idea del grande Montemagno che non si definisce un motivatore e che sostiene che quell'industria in realtà venda fumo. Ecco, questo è un po' vero. Il mondo della PNL è troppo pieno di persone che non hanno niente da dire, ma ve lo sanno dire molto bene e soprattutto si sanno far pagare molto bene. Quindi, ho fatto questo romanzo proprio per raccontare quei mondi che io ho vissuto in prima persona, però non è vero che sia tutto quanto da buttare via. Ci sono molte persone che in questi mondi hanno trovato una strada, hanno trovato degli strumenti per stare meglio, hanno trovato una modalità di relazionarsi con se stessi più consona, migliore e stanno meglio. Quindi la PNL o tutto quello che gli gira intorno, alla fine qualcosa di buono lo ha anche fatto, anche qualcosa di poco buono talvolta. Però proprio perché non è tutto da buttare, chi volesse capire in maniera più approfondita i mondi della PNL, a parte leggendosi il mio romanzo, può andare alle radici e vorrei suggerire due libri che possano in qualche modo raccontare e far capire di cosa stiamo parlando. E per andare alla radice ci vuole il primo libro che è stato scritto sulla PNL, in cui è stato inventato proprio il termine, è stato inventato il metodo, perché in realtà di metodo si tratta. E questo libro è La struttura della magia, un libro che chiunque voglia capire i mondi della PNL deve leggere, rileggere, studiare e ristudiare, ed è il libro che ha scritto Richard Bandler, che è stato il fondatore insieme a John Grinder di questo metodo. Quindi questo libro certamente va letto e studiato e si capiscono delle cose interessanti, come per esempio il fatto che essenzialmente tutto quello che è scritto lì e tutto quello che vi viene venduto in questi corsi di PNL era in realtà di qualcun altro. E poi non si può non citare un'altra persona di cui non voglio citare i libri, ma è solo la figura, ed è Tony Robbins, Anthony Robbins. Tony Robbins è considerato da molti il più grande motivatore, il più grande, e lo è perché ha fatto una marea di danari, ed è colui che ha reso in qualche modo la PNL famosa, l'ha resa, l'ha portata nel grande schermo, l'ha portata nel cinema, l'ha portata a tante applicazioni anche pratiche. E lì si capisce appunto tanto di questi mondi, e anche quanta sostanza ci sia e quanto invece sia poi fumo. Ok, l'altro libro invece che amplia un po' lo sguardo, amplia un po' l'orizzonte su questi temi è legato al mondo più ampio della crescita personale ed è il caro e vecchio Intelligenza emotiva di Daniel Goleman. In questo caso stiamo parlando di un testo di riferimento di intere platee, di un sacco di gente che appunto vuole crescere, vuole migliorare se stesse, va a questi corsi, va e si appassiona. E quindi questo testo qui racconta il rapporto con le emozioni, ha segnato in qualche modo una svolta, quantomeno commerciale, nel rapporto con la cosiddetta intelligenza emotiva, quindi con quello che l'intelligenza cosiddetta classica non aveva mai tenuto in considerazione. Quindi, La struttura della magia e l'intelligenza emotiva di Daniel Goleman, due libri che possono aiutarvi appunto a entrare in questi mondi. Oggi non ho il complotto che mi insegue, stranamente, quindi sto tranquillo, ma devo purtroppo, per fortuna, andare a seguire la promozione del mio libro e a scrivere anche qualcosa di nuovo per nuovi progetti. Quindi spero di aver risposto alle domande di chi mi ha chiesto approfondimenti sulla PNL e noi ci rivediamo qui, complotto permettendo, settimana prossima.